Hi people, bene gente, eccoci qua una nuova puntata oggi qui su Slenderman Story di Slenderman the Arrival o Slender the Arrival, come vi pare. Allora, abbiamo appena scoperto che ci sono due celle. Così, sì. A buffo. Qui com'è sempre X-Lab. Sì. Sì, ciao. Puoi anche uscire, eh? Non fare scherzi. Come fa? Guarda. Che cosa? Tutto. Tutto. Porca puttana. Ce l'hai la flashlight? No. Oggi volano mouse. Oggi me lo sento. Oh cazzo. Che era? Una cosa brutta. E se siamo persi? E tanto. Se te sei in cura. Porco Giuda. Sì, ma perché vieni qua? Che c'è qua? Esci. Ma che cazzo? Che c'è qua? Non ne ho idea. Perché siamo venuti qua? Vai avanti. Ma non so, diceva praticamente che bisognava andare nel granaio. Boh. Babbo. I don't know. Tu hai detto. No, no, questo c'è copyright, non posso cantare. Oh. Mo. Qui c'è il cimitero. Grazie al cazzo. Mo. Dove dobbiamo andare? Ma zitto. Ah, find gas for the seal generator. Vabbè. Dobbiamo mettere il gas per il generatore. Che il generatore stava qua. No, era se giri. Sì, lo so, stava però, vabbè, stava qua. Dentro non c'entravamo perché ci stava cosa voodoo, la mucca voodoo. Ah, giusto. Se è una mucca o qualcosa del genere. Però, vabbè. Allora. Allora, ritorniamo là. Dai, non c'è Slendy dentro, qui. Non è Slendy il problema è Proxy. Vabbè, tanto quello non te mangia, no? Passa solo davanti a far casino. Ah, tanto. In realtà la musica. Sentiamo. Ci dato questa bella ta, ma noi non era ciao. Sì, passato. Boh, allora, ecco. Eccola. Quindi
La tonica è stata presa. Mi sono messa all'inventario. Se l'ha aggiunta. Prima che passa avanti. No, di qua, andiamo di qua. Questo sembra tipo Balotelli. Oh. Hai visto? Balotelli, eh. No, mi sa che c'è in seguito. Ci vuole dire qualcosa, grazie. Eccolo. Volume. L'altro? Dovrebbero essere due taniche. Ti passa davanti? Sì. Non è vero. Porco Giuda! Tanica. Big. Ora via come se non ci fossero domani. Via. Vai. Ok. Tutte adesso! Io... Salva? C'è un salva? Non no, c'è un salva. Da quando esiste salva? Da quando infatti esiste salva? Quando? Non ne ho più parere. Da quando su un gioco di Slender con... esiste salva? Io mi sento seguito. Io t'avverto. Mi sento fottutamente seguito. Concordo. Oh, dovrebbe funzionare. Big. Geni dell'inglese, aiutatemi. Vabbè, mettiamo una cosa dentro al. A quello là, il sella. Soltanto. Sì, qui appare Slendy, penso. Pure io questa strana impressione. Eccolo Slendy. Come only? Solo Slender. Wait. Era un po' qua cosa. Giuseppe, c'è una cosa, non lo fate. Non c'è più. Prima qualcosa, là c'è un foglio, È che ci devo passare dall'altra parte. Fa il giro dall'altra. Perché? Ma spendi un po' di più nell'illuminazione, no? Ho una bruttissima sensazione. Anzi, direi più pessima. No, ma dai, è positiva, sei uscito. Che? Ah, dei bambini che giocano. Mm. Che bello. Ah. No? Una fottutissima casa sull'albero. Una bella casetta. Una fottutissima. Una fottutissima dispensa con una foto inquietante. Eccolo. Sì, infatti. Mm. Non voltiamo le spalle. Mai. E scappa via. Qui mi sa che sono i resti di quella casa. Oh, guarda, ho come l'impressione, ma giusto così, che dobbiamo salire sulla casa sull'albero. Ma ho questa impressione. Mi fai a salire. Va avanti, va. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro qua. No. No? Ma è chiuso qua. Infatti sto vedendo se ci stava qualcos'altro comunque. Hai sentito pure te? Sì. E se fosse arrivata l'ora di andare? Già. È quello che sto pensando anch'io. Mo dobbiamo rientrare qua dentro. E non mi piace perché ha fatto questa cosa. Bello, io piotto via. No, non hai capito un cazzo della vita. Io me ne vado, io scappo. Ci vediamo. Quella è la mia bellissima, fottutissima macchina. Ma io direi, tanto per fare la suspense, proprio per aver controllato tutto, perché abbiamo controllato tutto, io direi di entrare un'altra volta qua dentro, no? No. Magari troviamo qualcosa. Ma infatti. No. Che se non troverai niente.
Oh, come puoi dire questa sensazione però? Non so mai. Non ci sta niente. Quelle due maledette sensazioni. Ah, vedi, la porta barricata è questa. Non l'avevo ancora capito finora. Qui non c'è niente. Cioè, fia. Non c'è niente veramente. No. Boh. Famo la seconda ronda. Famo di nuovo la ronda, dai. Ma non lo so neanche io, forse per non ammettere la pressione. Disperazione. Sì. Può darsi. Che era quello? Numbers. Era una fessura. Pensavo anch'io che era così. Io direi di guardare le macerie. Per me è così. Oh, c'è qualcosa qua. Sì. Ah, mancavo. Tu cercavo bene ancora. Sì. C'è altro. Vediamo un po'. Non c'è nient'altro, quindi presumo che siano le chiavi della chiesa. Ora, nel nome del Signore, speriamo che qui non mi viene uno jumpscare. Perché qui oggi volano i mouse, ok? Alla grande. Alla stragrande. Ho detto niente jumpscare. Beh, meno male. Perché? Fantastico. Sbaglio o è diventata notte? Non sbagli. E quando è notte? Ah, no, soprattutto non abbiamo una bellissima e fottutissima flashlight. Però c'è la luna piena. E non mi piace. No. Ecco perché lui si girava prima. Oh. Oh. Oh no. Cambia no. Il sentiero così lo vedi, no? No. Nebbia. Ci dà sicurezza. Non riesco a mi uccide. Fottutissimo proxy. Passiamo di male in peggio comunque. Ah, fottuta casa, entra dentro. Vabbè. Beh, lui voleva stare tranquillo, ma è arrivato Slender a rovinargli la vita. Così, che beh. Cose sui demoni, sul diavolo. Che cosa. Per lui Slender è il diavolo e quindi gli ha rovinato la vita. Vai. Che cazzo. Sono quelli sui trenini che ragazzino seguiva. Bastardo. No, sta lì. Porca puttana. Fottiti. Quello è il proxy. Cosa? Quello è un fottutissimo proxy. Ovvero è Charlie. Ma entra. E questa porta era chiusa. Come dica la casa di prima. Ma che well, fantastic. C'è sta una cosa da prendere prima. Dear Frida. Mazza che nomi, eh. Questi mi sembrano più tedeschi comunque. Franziska. Sì, tedeschi anche. Penso che ricordo qualcosetta così. Che c'era da prendere? Questo. Poi pure un altro.
Questo è il diario. Patrizia Steele has yet to come Ah. Vabbè, Patrizia si ostina ad andare qui a vedere. Dice di. Che on. Che cazzo cazzo? dici? Cosa cazzo? Oh mio Bomba! Dio! Vai a fare in Ora culo. dai in macchina! Ti prego. Fottutissimo coso brutto. Apposta? Cosa cazzo? Aspetta. Lo vedi? È morto. Dovevi farti prendere. Ah, comunque traduzione Wild Graffiti. Ah, infatti. Ah, siamo tornati qui. Questa è la prima cassetta. Sì. Fantastico. Quindi adesso dobbiamo mettere la seconda. Vediamo dove veniamo catapultati. Il paese dei balocchi. Magari. Ah, così. Ah. Sa quello che è. Ah, è quella che tu ti affacci dalla finestra, lo vedi cammina sotto casa. Le Diventata famosa sta scena. Va facce? Ma. bene, io direi di finirla qua. Ci vediamo alla prossima puntata. E bella a tutti. Ciao. Ciao.